Che è successo? C'è un matto che si è barricato lì dentro la stanotte e non può uscire. C'è pure il prete. Ambe di roba. Ma sarà bene che la cosa cessi. Certo, certo. Padre, intervenga. Va bene. Andiamoci, però. Farò del mio meglio. Avanti, esci figliolo, per carità. Sono 14 ore che sei chiuso là dentro. Se l'hai fatto per fame, ti porto io in parrocchia per darti un boccone. Ma per l'amor del cielo, esci. Ma che fame, fame, padre. Ma cosa dice? Uno che ha fame non si chiude qui dentro. Ma che il motivo va cercato in un complesso. Complesso? Si vede che da bambino gli proibivano di chiudersi nel gabinetto, Insomma, datevi da fa. Io c'ho fretta, qui si deve andare a lavorare. Rampa, lei è il direttore, scusi. No, io sono il guardiano. Mi sa dire come si sono svolti i fatti? A lei che gliene frega. Io sono giornalista, se lei mi dice il suo nome io la metto nell'articolo. Ma che vuole che gli dica? È entrato qui, ha chiuso la porta. Dopo un'ora, visto che non usciva, ho bussato. Ha detto che era ancora occupato. Da allora sono passate 14 ore. 14? Senta, signore, ci dica qualcosa, su! Rispondi, figliolo, siamo qui per aiutarti. Se ha da dire qualcosa, dica subito, sta arrivando la polizia. Mi ascolti bene, guardi, io sono un psicanalista, no? Beh, se lei ha dentro qualcosa, non so, che lo opprime, e faccia uno sforzo, cerchi di liberarsi. Silenzio, silenzio! Largo, ecco voi, largo. Apri! Occupato! Avanti, poche storie, sono il commissario. Vieni fuori subito, altrimenti faccio sfondare la porta. Lei è veramente il commissario? Sì. Me lo giura? È certo che te lo giuro. E allora perché non mi chiede la generalità? Avanti, chi sei? Come ti chiami? È qui che lo volevo. Questo è il punto. Commissario, qui mi casca l'asino. Io non so chi sono, non so da dove vengo, né so dove vado. Commissario, mi sono chiuso qui dentro per interessare l'opinione pubblica e fare svelare questo enigma. Commissario, io sono un enigma mobile. Bisogna che mi fermi, che mi dite chi sono. Se non me lo dite, io rimango qui dentro chiuso fino al prossimo Ferragosto. E perché no? È un po', anche state pronti voi, eh? Via. Sgombrati. Attenti che potrebbe essere armato, eh? Sì, d'accordo, come vuoi tu. Ma adesso vieni fuori, su, chiariremo tutto, vieni. Voglio la stampa!
e avrai la stampa. Voglio i giornali. I giornali. Le telecamere. Le telecamere. I paparazzi. I paparazzi, ma vieni fuori, su, ti do la mia parola. Parola? Parola di commissario. Allora vengo. Vieni fuori, vieni. Sì. Si preparino. Ci sono i paparazzi. Eccoci qui, bravo. Commissario. Commissario. Venga dentro, yeah. Voglio fare quattro chiacchiere con lei. Venga dentro, yeah. Venga dentro. La stampa c'è, yeah. I fotografi, i paparazzi. Sì, andiamo a prendere un caffè. Sono il mio forte, sì, e no, e che modi sono questi? Scusa, ma portatela via. Ma come ti sei? Ma come ti sei? Ma come ti sei? Ma sai, io sono uno smamorato, sono di mente. Io sono solo un enigma nobile. Ma che modi? Ma cos'è questo? Ma cos'è? Un furgone? Scusa, sai che è roba di politica? Sì, hanno fatto la riunione di gabinetto. Questi i fatti che portarono al ricovero dello sconosciuto nella clinica neuropsichiatrica del professor Gioberti. Signor Presidente, io chiedo la cancellazione dagli atti della parola sconosciuto, in quanto che l'imputato è stato identificato per Giuseppe Lobianco, che questa corte sta processando per furto aggravato e continuato, truffe e grassazioni. Con quali prove? Le impronte digitali prese al mio difeso al momento del suo ricovero alla Neuro non risultarono quelle di Giuseppe Lobianco? Non potevano risultare perché il Lobianco non è schedato, ma c'è una prova inoppugnabile, il riconoscimento da parte del suo complice Fernando Menicon. E il riconoscimento della moglie dell'ingegnere Alfredo Ballarini non è forse una prova inoppugnabile? O si vuol forse dare più peso alle illazioni fantasiose di un pregiudicato, anziché alla voce del cuore di una sposa che ha finalmente ritrovato l'uomo al quale ha vissuto accanto tutta una vita? Signor Presidente, la vita vissuta dalla sposa accanto all'uomo che secondo il mio illustre collega avrebbe ritrovato, si riduce in 6 mesi di matrimonio. E che sono 6 mesi di matrimonio di fronte ai 30 anni che ha passato con i suoi fratelli? E i suoi fratelli non ha riconosciuto, signor Presidente. Non l'abbiamo riconosciuta. Non ha riconosciuto, chi ho detto? Ma non hanno voluto riconoscerlo, perché la somiglianza fra il mio difeso e l'ingegnere Alberto Ballarini è perfetta. È vaga, signor Presidente, di molto vaga. Non ho sapito, per forza, perché un individuo, dopo 18 anni, può anche cambiare i tratti somatici di questo individuo, specialmente quando questa persona ha vissuto una guerra, ha vissuto una vita di prigionie, ha vissuto degli stenti inenarrabili. Ecco, per forza, che i dati somatici... Ma quale guerra? No, caro collega, non è possibile. Calma, signori avvocati, calma. Il tribunale è qui per stabilire la verità. E la verità non può venire fuori che attraverso le testimonianze e seguendo l'iter dei fatti. Chiamate il teste Ademaro Gioberti. Professore Ademaro Gioberti. Professore Ademaro Gioberti. Professore Ademaro Gioberti. Professore Ademaro Gioberti. Eccolo, ecco. Vai, Lore. Ah, finalmente, signora Ballarini. È in ritardo, l'avvocato dell'Orso è preoccupato. L'udienza è già cominciata. Stia tranquilla, andrà tutto bene. Ecco, portali subito in redazione. Metti una bacca agli altri all'uscita, dopo. Che lei sappia, c'è là dentro giovane la tribuna per la stampa. No, perché? Sei una collega? Di Milano, spettegolo per il ratto del convento, a catena Rizzoli. Tutto sulla femmina Ballarini. Ma chi è sta Ballarini? Ma come quella che entra adesso? Tutto il caso si impernia su di lei, la presunta moglie dello sconosciuto. Sì. Vista, tipo lì. Come? Consuma mariti e genere. Oh, se scrivi come parli, permesso. Stampa, permesso. Scede. È la prima volta che vedo un cane in tribunale. Ma che pure cani ci stanno? Fusso! Fusso qui! Professor Gioberti, riconosce nell'imputato il suo ex paziente? Sì, signore. Ci parli allora del suo comportamento durante il periodo in cui lo ebbe in cura. Ecco, i primi giorni di ricovero nella mia clinica lo sconosciuto non mangiava. Poi cominciò a rubare anche il cibo degli altri ricoverati. Il ladro perde la memoria, ma non il vizio. Continui, professore, continui.
Piangeva spesso, si commuoveva con facilità e accennava alla moglie che lo attendeva con ansietà. E nonostante i miei ripetuti sforzi, i miei ripetuti esami psicodiagnostici, non riuscì a gettare un ponte sul baratro che si era creato tra il suo passato e il suo presente. Per forza! L'imputato ostacolava i suoi progetti perché quel ponte che lei voleva gettare sarebbe crollato sotto il peso di tutti i reati commessi dallo bianco. Era comodo per lui fingersi smemorato e trincerarsi dietro i non so, i non ricordo. No, 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 non è esatto, signore. C'era anzi nello sconosciuto un prepotente desiderio di ritrovare se stesso, come ebbi modo di constatare il primo giorno che si presentò al mio studio. No, no, queste no. Ecco, facciamogli fare questo. Mi raccomando però, a giorni alterni, sorella. Permesso? Avanti. Queste qua... Eccoci qua. Chi? Chi le ha dato il permesso di entrare? Lei? Non lo so, chi gliel'ha dato? A lei chi ha dato il permesso di entrare? A lei, sorella, chi ha dato il permesso di entrare? Ma che sorella? Se ne vada, sorella. Sorella, se ne vada, se ne vada. C'hanno la faccia tosta. Ma insomma... S'accomodi. Ma che s'accomodi? Io sto bene come sto, si può sapere che cosa vuole. Cosa desidera? No, sono io che lo domando a lei che cosa desidera. Appunto, dico il telefono. Ho sentito. Prego. Pronto? Oh, contessa. Sì, contessa. Va bene, contessa. Sarà fatto, contessa. Non dubiti, contessa. Certo, contessa. Riverisco, contessa. Bacio le mani, contessa. È una contessa. Ma insomma, si può sapere che cosa vuole? Come cosa voglio? E me lo domanda lei cosa voglio? Posso? Grazie. Voglio un nome e cognome. Un nome? Voglio un nome e cognome. Ma io non glielo posso mica dare questo nome e cognome. Se lo deve ricordare lei. Come faccio a ricordarmi, caro professore? Io sono smemorato, abbia pazienza. Con un poco di calma, un poco di pazienza. Vedrà una bella curetta e un giorno l'altro. Un giorno l'altro, anche lei se ne viene con un giorno l'altro, anche lei se ne viene con un giorno l'altro, un mese l'altro, un anno l'altro. Professore, sono 18 anni che non posso festeggiare il nome del mio romastico. Cosa crede lei che io mi sia chiuso in un Walter e Closet così per l'istituto? Dove sei chiuso? Dove in un Walter e Closet così per... Ma chi sono questi due signori? Quale signore? Qualcosa che uno si chiude dentro e ci ha occupato. Ah, il gabinetto. Lei lo chiama gabinetto, per me è un Walter. Chiaro? D'accordo. Dunque, telefono. Ho sentito. Alle volte sfugge. A me non mi sfugge niente. A un amico mio sfugge. Pronto? Le risate. Sì, va bene, principessa. Sì, va bene, principessa. Sarà fatto, principessa. Non dubiti, principessa. Bacio le mani, principessa. Una principessa. Che principessa? Il pazzo del numero 22. M'ha fregato. Certo che la sua bizzarria è spiegabile soltanto con il suo stato di confusione mentale che mette in imbarazzo i clinici. Lo vede? Lo vede? Anche lei crede che io sia pazzo. Ma mi dici che razza di professore è lei? Chi ha nei termini, sa? Storete! Beh. Mi sono chiuso nel gabinetto, come lo chiama lei? Per fare in modo che la gente si accorgesse di me. Per anni e anni ho bussato a tutte le porte. Agli enti assistenziali, all'opera Balilla, alle prefetture, alle sottoprefetture, ai ministeri, ai sottoministeri, ai sottopassaggi, nessuno mi ha saputo dire io gli fossi. Tutti mi hanno sbattuto la porta in faccia. Una volta tanto però la soddisfazione di sbattere la porta in faccia a qualcuno me la sono preso anch'io. Professore, lo vede questo dito? Questo è un dito che appartiene a un combattente che ha fatto la guerra. Bene. Professore, questo è un dito del dopoguerra. Benissimo. Non mi volete dare una casa, sta bene. Calma. Non mi volete dare una famiglia, sta bene. Calma. Ma un nome è un cagnomo, lo voglio. Va bene, si calmi. Lo esigo. Calmi, per carità, si calmi. Siamo sulla buona strada, visto? Ha detto che ha combattuto? Sì. Vede che comincia a ricordarsi qualche cosa. Adesso dobbiamo cercare. Ecco, con un po' di buona volontà cerchiamo. Cerchiamo. Se mi dici cosa ha perduto, lo ma che cosa vuole cercare? No, no, so. No, bisogna cercare nella sua memoria. Ah, bisogna frugare, bisogna scavare. Ecco, ecco, bisogna scavare, ma ci vorrebbe... Una pala, che pala, che piccona. No, mani, no, scherzi, per piacere. Ma non scherzo. Bisogna andare nei meandri, ecco. Dei meandri. Andiamo nei meandri. Ma vuole che vengo vestito così? Ma che no, punto, che ha capito? Nei meandri della sua memoria. Scusi, ma lei mi parla con i termini scientifici? Mi ascolti. Ha detto che ha combattuto, no? Sì, sì. Bene, benissimo. Sì. E si ricorda in che arma ha combattuto? Quale arma ho combattuto io? Sì, non mi ricordo. Per carità, cerchi di frugare nella sua memoria. Frughi, per piacere. Professore, a furia di frugare io sono rimasto fregato. No, frughi nella sua memoria. Che vestito portava? Portava una penna su un cappello d'alpino. Bene, era alpino allora. Alpino. Ha visto? Siamo sui passi giusti. Sì, sì. E poi? Frughi. E poi portavo i pantaloni da cavalleggero. Pantaloni da cavalleggero, l'alpino a cavallo non poteva essere. No, non poteva essere. Un pastrano da milite.
Dunque, pantaloni da cavalleggero, cappello alpino, pastrane da milite. Sì. E che milite? Sarò stato il milite ignoto, che ne so, sì, era Giuseppe Garibaldi. Garibaldi no. No, ma non scherzi. Non insista, la prego, non ero Garibaldi. Guardi, non scherzi per piacere, che il suo caso è difficile. E Dio sa quanto è difficile. È un caso... Mi aiuti, per cortesia, è un caso... Cavallo. No, che caso cavallo, è un caso... Pecorino. No, che caso pecorino, è un caso... Parmigiano. Abbiamo avuto un caso edificio. È un caso chiuso. È un caso chiuso. L'ha detto. Ma noi dobbiamo aprirlo. Si capisce? Abbiamo il dovere di aprire questo caso chiuso. Mi fa piacere che lei la pensa come me. Benissimo. Bravo. Apriamo i casi. Dobbiamo fare luce. Luce. Ci vuole uno spiraglio, mi capisce? Un po' d'aria. Dove va? Che fa? Dove va? Luce. Dove va? Ma per amor del cielo, mi faccia la cortesia, non faccia il bambino. Io faccio il bambino. Ma che maniera è questa? Chi preso? Lei non ha il diritto di farmi lavorare tanto. Faccio il bambino. Io non ce la faccio più. Mi aiuti per cortesia. Sì. Dove la portiamo? Ma dove la vuole portare? Ah! Mi aiuti a ritrovare se stesso. E cerchi di dirmi questa che maniera è. E non è possibile andare avanti così. Io non sono più un ragazzo. Lei mi sta esasperando. Sì. Io ho la testa in disordine, non ce la faccio più. C'è un po' di furia. Ma cosa sta facendo? Ma cosa fa? Mi lasci perdere. Mi lasci stare. Se ne vada subito nel suo reparto. Ecco. Lo vede? Se ne vada nel suo reparto. Lo vede? Chi è? Lo vede? Chi è? Lo vede? Lei mi vuol tenere per forza qui dentro. Ma che la vuoi? Lei mi tarpa le ali. Oh. Mi lasci uscire. Ormai un po' di cancà, un po' di chiassi intorno a me l'ho fatto. La gente si interesserà di me. Ma io così non la posso dimettere. E non si preoccupi, solo siamo tra amici. Mi dimetto io. Ma come si dimette? Non dico ciò. Non è possibile. Cosa fa adesso? Che scrive? Che dice? Cosa scrive? Scrivo le mie dimissioni. Ma che dimissioni? Come le scrivo questa dimissione? Ma non faccia così, per carità. Cioè, come mi firma? Non so chi sono. E allora lo vede? Cerchi di ragionare, mi faccia il piacere. Mi faccia questa carità. Eh? Mi faccia la carità, cerchi di ragionare. Sono uno spiccioli. Ma non questa carità, volevo dire, cerchi di ragionare. Sì. Ma scusi, mi dica una cosa, professor. Lei ha figli? Non ne ho figli, perché? Domanda, non ha figli? Non ho figli. È ammogliato? Si capisce che sono ammogliato, è da tanto tempo. Ha trovato moglie? Ma perché non la dovevo trovare la moglie? No. E allora? De gustibus. De gustibus. No, e non ha avuto figli? Non ho avuto figli. Ho avuto figli. Ma che c'è di straordinario? E sua moglie ne ha avuti, no? Come si permette? Alle volte, sa. Non ci permetta, sa. Mi adotti, professore. Ma che adotto io a lei? Sì. Ma non è possibile, non dico ciò. Mi faccio passare per un peccato di gioventù. Ma quale peccato di gioventù? Cerchi di ragionare. Ma parlo io con sua moglie. Ma non è possibile. Come sua moglie? È buona, ma non lo fa. Se è buona, ci parlo io. Come si permette? Sia a posto suo, capito? Babbo. Non mi tocchi, mi tolgo le mani di dosso che le faccio mettere la camicia di forza, capito? A chi? A lei. A me? Sì. La camicia di forza? Ah, sì. E lei, professore, servire, tomo tomo, cacchio cacchio, e mi vuol far mettere la camicia di forza perché crede che io sia pazzo, ma il pazzo è lei. Tutti quanti quelli che è stato qui dentro, ha capito? Mi si chiama pazzo perché voglio sapere chi sono. Perché voglio sapere chi sono. Lo devo sapere, un mio diritto. Io voglio un passaporto, una patente, una tessera, una carta annonaria, una carta igienica, una carta d'indignità. Date a Cesare quel che è di Cesare! Afferratelo! 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 Infermieri! 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 In questo manicomio succedono cose da pazzi! Cosa è successo? Un ricoverato, quello del vale. Quello del gabinetto, lo smemorato. E ho una crisi, è scappato dal mio studio. Ah, afferratelo! Trovatelo, potrebbe essere pericoloso subito, professore! Nicola! Nicola, dov'è il tuo compagno di stanza? Nicolino, dov'è il tuo compagno di stanza? Bravo, dimmelo! Ma cosa fai adesso? No, qui non c'è. È tutto questo mistero per dirmi una cosa così evidente? Perché non voglio che si sappia che io faccio la spia. Che hai adesso? Poi vede, quando io vedo lei ci sono sempre questi moscerini. Ma quali moscerini? Questi qua, non le vedi quante moscerini? Tutte addosso. Ehi, ma cosa fai? Li butta addosso a me adesso? Ma che sei pazzo? Io pazzo? Ma io sono guarito. Bene, chiudi il cancello. Sì, chiudi il cancello. Mi raccomando, tieni gli occhi. Mi sono messo anche gli occhiali. Gli altri cancelli sono tutti bloccati. Chiusi. Bravo Giuseppe. Ma fai una cosa, guarda, io di Luigi non mi fido. Buongiorno, sorella. Stia tranquillo, professore. Stia tranquillo, penso io. Vai tu dall'altra parte. Professore, chi è? Guardi là. Vai, ma sorella, sanguinieri, fermate! È lui! Il matto del gabinetto! Ma che fa? Ma chi è Buffalo Bill? Afferratelo! Io sono il responsabile! Telefonate ai vigili, alla questura! Telefonate al manicomio! Ma il manicomio siamo noi! Ah già, mi ha rimbambito! Acelero, torna indietro, Acelero!
Buonasera, eccellenza. Dopo, più tardi, lei. Venga, sorella, si accomodi. L'apertura a centro sinistra, questi fanno e poi vanno a entrare solamente a destra. Prego, prego. Allora mi dica, che cosa io posso fare per lei? Onorevole, una sciocchezza, una bazzecola, una cosa da niente proprio. Io vorrei che lei, con la sua autorità, facesse pubblicare su tutti i giornali una fotografia. Una fotografia di chi? Come di chi? Mia. Di prospetto, di profilo. E se per caso di profilo dovesse venire male per via del cappellone, io me lo tolgo, sa? Non capisco. A che titolo? A titolo di riconoscimento. Ho capito. Lei ha ben meritato con la sua vigile e costante opera di carità e vorrebbe un riconoscimento ufficiale. Onorevole, mi dispiace dirglielo, ma lei non ha capito niente. Scusi, non si offende, non è per lei. Sì, all'estero ci sono dei ministri che non capiscono niente, ma qui in Italia è tutta un'altra cosa. Il nostro paese è un paese di navigatori, di santi e di poeti e di sottosegretari. Sì, fra qualcuno di questi ci può essere che non capisce niente, ma non è il caso suo. Lei capisce a volo. Beh, sì, sì. Ma, però in questo caso non ho capito proprio bene tutto. Vorrebbe... Onorevole, io ho fatto la guerra. Ho capito. Lei durante l'ultimo conflitto ha svolto la sua opera in un ospedale militare in zona di guerra. Eh? Eh già, ho fatto la Croce Rossina, va bene? Ah, la Croce Rossina, brava, complimenti. Ma che complimenti? Che Croce Rossina? Chi l'ha detta la Croce Rossina? È lei che ha detto che facevo la Croce Rossina. Ma l'ho detto così per dire, abbia pazienza, mi lasci finire. No, sotto questa veste che indosso indegnamente, batte il cuore di un soldato. Ma lo so, tante suore durante l'ultimo conflitto hanno combattuto magnificamente, dimostrando un coraggio superiore a quello dei combattenti. E lei è una di quelle. Lei adesso offende, abbia pazienza. Perché, scusi? E mi servire dopo, cacchio, a dire che io sono una di quelle. Onorevole, e vedi come parla. Ma scusi, io faccio le mie scuse. Ma pacco. Ben lungi da me. Lungi, ma l'ha detto però. Lungi, l'ha detto, abbia pazienza. Se l'ho detto io le chiedo scusa. E va bene, scusate. Io ho fatto il soldato nei reparti d'assalto, così, guardi. Capito? Ma come, una suora? Ma che sono la suora? Io sono un alpino, guarda! La montanara bella, parino, tabù. Hai capito? Ma non sono proprio sicuro di essere un alpino, perché portavi i pantaloni di cavalleggero e un pastrano della milizia. Ma insomma, lei chi è? E che ne so io, è per questo che sono venuto qui da lei. Ma non è una suora! Ma che suora è suora? Io sono un uomo, sono un maschio! Capisco, questa sì che è una tragedia. Cambiamento di sesso. Ma non sono mica coccinella, io sa. Ma allora mi spieghi perché di questa mascherata? Per uscire dalla clinica e farmi ricevere da lei. Perché io sono uno smemorato. Non mi ricordo più niente. Da dove vengo, chi sono, cosa faccio, cosa facevo, cosa farò. Non lo so. Nessuno mi vuole riconoscere. Ha capito? Perciò sono venuto da lei. Perché sono montato pure sul cavallo per farmi fotografare da qualcuno. Nessuno mi ha fotografato. Mi faccia fotografare a lei. Di prospetto, di profilo, di mezzo bianco, di schifo, come vuole. Sotto ci faccia scrivere. Chi l'ha visto? Lei lasci fare a me. Lei lasci fare a me. Io vado a chiamare adesso subito i fotografi. Intanto si calmi e mi aspetti che io torno subito. Parecchi fotografi, mica uno. Senta, Comino. Ehi, non sono mica pazzo. Aprite, io sono un alpino semplice. Sono un alpino smemorato. Alpino, aprite, alpino. La montanara bella. Tabù. Oh! Tutto ciò lo appresi, naturalmente, con ricchezze di particolari, dalla viva voce di Sua Eccellenza quando andai personalmente al Ministero per riportare in clinica lo smemorato. Il giorno dopo, le fotografie dello sconosciuto pubblicate dai giornali fecero affluire nella mia clinica un numero considerevole di femmine, chiamiamole così, di femmine, dicevo, che asserivano di riconoscere nello smemorato il loro marito. Mascalzone, è lui che fa! Fermi tutti! Non si mica insultare, una volta! Lasciatelo stare! Oddio, chi è? Chi è? Lasciatelo stare, non lo spaventate che può diventare cattivo! Posso diventare cattivo, è solo cattivo! Cercherete di rendere sì. Avanti, avanti, blu. Venga, avanti. Lo riconosce per suo marito? È tipo mio. No, non è mio marito. Ora che lo guardo bene, è troppo vecchio. Ecco. È già parlato la lingua. Se ne va, Doroteo! Mamma mia. No, non sono tua mamma.
Mamma, sono tua moglie, la tua piccola Eulalia. Lo riconosci per suo marito? Ah, certo, non potevi sbagliarti. È proprio Doroteo. Ci siamo, lo vedi. È Doroteo. Oh, ma non ti ricordi quando mi chiamavi Angelo mio bello? Io, a chi? A me, rifatti innamorato. Angelo mio bello. Sì. Professore, ma dico, lo vede? Sì, sì. Ma dico, sono smemorato o sono deficiente? No, è smemorato. E allora? Allora, Doroteo. Se ne va. No, se ne la prego. Se ne va. Ma ha chiamato Pippo, quello, mi ha chiamato Pippo. Non l'ha riconosciuta per marito. Finalmente soli. Come? Finalmente soli. Ma non dirà mica che io sono suo marito, no, questo signore. Non lasci parlare, per carità, lo lasci parlare. Ah, ma lei è tre simpatico. Dici che è tre volte simpatico. Ecco, io ora le spiego le ragioni della mia venuta. Ecco, brava, per cortesia, scorci e parli, ecco. Come? Il professore dice scorci le palle, non lo so. Come? Non si dilunghi, non si dilunghi, il mio paziente è stato già troppo tempo sotto sposo. Sì. Va bene, dirò tutto compendiosamente. Bravo. Appena l'ho visto sul giornale, io mi sono detto, sassemo non. Ah, bene, dice sassemo non. Perché Ci sa se ma non. Ecco chi lo. Ecco. Con me. Dice se io sono il nonno. Ma quale nonno, no, sa se ma non, questo è il mio uomo. Amico mio, adesso ha sbagliato strada, sa? E non mi faccio arrabbiare perché il professore, io lo sbatto via. Io mi lasci finire. Non lasci finire. Io sono venuto qui per la pipì. Qui. Ma non è possibile, amico mio. Che siamo umani, professore, sono infermiere. Ma che infermiere? Non si può, non si può. Ma no, pipì, prodotti pubblicitari e contatti. Ma pipì sui contratti. No, è un'agenzia pubblicitaria. Ah, sì, sì. Capito, ho capito. Pipì, bene. Prodotti pubblicitari e contatti. Bene, non si dilunghi, per piacere non si dilunghi. E cosa vuole? I contatti con chi li vorrebbe? Con lui? Ma certo! Allora è possibile, signore. Ma dopo tutto quello che lei ha fatto, è sulla bocca di tutti. E sulla bocca di tutti noi vorremmo avere il dentifricio fiato bello. No. È una reclame. E lui è una reclame. Guardi, lei dovrebbe fare dei caroselli. Non la vuole fare, signore. Ma no, sono dei caroselli. Ma che caroselli? Ma che ha detto non la vuole fare? Smetta, mi piace. Alla fine lei dovrà dire, io non ricordo chi sono, ma mi ricordo perfettamente ogni mattina di lavarmi i denti con il dentifricio fiato bello a striscioline verdi e blu. Senta, se non se ne va, io le strisce blu gliela faccio qui, ma per ricordo. Ma se ne vada, mi lascia la soddisfazione. Ma vado via. Allora niente. Mascalzone, mascalzone come altro. Avvoltoi. Speculare sulla mia disgrazia. Smemorati di tutto il mondo. Uniamoci. Ma che dice? Porca miseria. Ma fregate il pure ladro, ma fregate il dentifricio. Succede sempre così, signor Presidente, quando un fatto di cronaca assume l'interesse a carattere nazionale. I malati, i maniaci, i mitomani, credono in buona fede di essere loro i protagonisti di un delitto, di un omicidio, di un atto eroico. E così è capitato a quelle povere donne che avevano perduto il marito o che erano state abbandonate. E si capisce che c'è sempre lo speculatore che ne approfitta, come nel nostro caso. Come vedi, signor Presidente, il mio difeso non accetta le lusinghe di un facile guadagno, perché è fondamentalmente onesto. A lui premeva soltanto di ritrovare con un nome la sua casa e l'affetto della sua dolce sposa. Avvocato dell'Orso, tutte queste cose ce le dirà dopo. Adesso andiamo avanti con le testimonianze. Professor Gioberti, continui. Che cosa avvenne dopo? Dopo ricevetti la telefonata del dottor Zannini. Grazie, professore, può andare. Ufficiale giudiziario, chiamate il teste Alessandro Zannini. Dottor Alessandro Zannini. Dottor Alessandro Zannini. Dottor Alessandro Zannini. Dottor Zannini, Gioberti. Professor. Dottor Zannini! Eccomi! Dottor Alessandro Zannini, dica con me, giuro di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità. Alzi la mano destra e dica lo giuro. Lo giuro. Questo che hanno chiamato ora, cui? Il dottor Zannini, curo gli interessi della vedova. Medico è... Dottor Zannini, fu lei che telefonò al professor Gioberti per fissare un confronto tra lo sconosciuto e la signora Ballarini? Sì, signor Presidente. Nella mia qualità di amministratore mi recavo spesso in casa Ballarini. E quel giorno mi trovavo lì per riferire alla signora Linda sulla vendita di un pacchetto azionario. Ho venduto tutte le ridane a un punto e mezzo in più del dopoborsa, mentre ho soprasseduto per il momento alla vendita della Lombarda Elettricità. Voglio ancora aspettare uno o due settimane per vedere come si mettono le cose. Ha fatto bene, Zannini. Sa del resto che io ho in lei la massima fiducia. Grazie.
Signora Linda, cosa? Si sente poco bene? Signora Linda? Signora Linda? Il giornale. Il giornale? Ma sì! È proprio lui lo sconosciuto, ma... È incredibile, l'ingegner Ballarini, redivivo dopo 18 anni. Mi porti da lui, dal mio Alberto, voglio vederlo. Sì, signora Linda, voglio lei lo rivedere. Rivedrà oggi stesso. Vado subito a telefonare in clinica. Venga, venga. Sono tutto per te. Eccolo là. Dov'è? Dietro quella siepe. Sta parlando con il suo compagno di stanza. Oddio, fate dormire mio marito con un pazzo. No, stia tranquilla, signora. Quello che dorme con suo marito, se è suo marito, non è un pazzo. Ha avuto un forte esaurimento nervoso, ma sta già meglio, tanto è vero che fra pochi giorni lo metterò in libertà. Ma il marito della signora, l'ho sconosciuto, in che condizioni è? Ah, normali, solo che non ricorda il suo passato. Potessi farglielo ricordare io. Speriamo, signora, speriamo. Poverino, perché ripete sempre lo stesso Questo nome? Questo è un caso di follia amorosa. È diventato pazzo il giorno che la sua fidanzata, Maria Luisa, lo ha lasciato per andarsene con un altro. Questo è quello sventurato che ha sposato Maria Luisa. Prego, signora, adesso ci avviciniamo allo sconosciuto. E da dietro a quella siepe potrà osservarlo senza che lui se ne accorga. Ma in confronto allora? Già, lei aveva promesso alla signora che ci sarebbe stato appunto... Sì, signor... Dottor Zannini. Dottor Zannini, il confronto avverrà in un secondo tempo. L'importante è che adesso lo riconosca, signora. Ecco. Mettiamoci qui, possiamo osservarlo senza essere visti. Qui, 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 signora, qui. Quello di destra o quello di sinistra? È quello di sinistra, guardi. Ma se non si volta, come faccio? Non lo vedo. Sono così emozionata. Capisce, vero, dottore? Lo guardi, lo osservi attentamente. E no, la palla, la destra. Ma che... È una settimana che studio, non riesco a infilarlo nel buco, capisci? Ma com'è possibile, scusa? Ma com'è possibile? È la velocità del pensiero. Ma non mi fa ridere. Ma prova. Che provo? Prova, tu poi vedi se hai il pensiero veloce. No. Sì, ma sei vedetto. Orco, come hai fatto? La velocità del pensiero. Orco. Ma che ti sei ammattito? No, io sono guarito, anzi, tra poco esco. Già, è vero. Eppure vedi, Nicola, mi dispiace che te ne vai. Oramai mi ero affiatato con te. Vabbè, anche a me mi dispiace. Ci sa, gli metteranno nella mia stanza al posto tuo. Sì, insomma, non prendertela su. Anche se io volessi rimanere, cosa vuoi? Non mi tengono. Han bisogno di tanti posti, capisci? Hai ragione. E già, con tutti questi matti che stanno in giro nel mondo. E Alberto, non c'è dubbio. La stessa testa, la stessa voce, lo stesso suo modo di fare. Ma sì, è lui, dottore, mi creda. E perché non dovrei crederle? Non dovrebbe crederle. Una donna giovane, bella e ricca come lei non ha nessun interesse a reclamare un marito che non è suo. Ma giusto, ha ragione il signor... Dottor Zannini. Dottor Zannini, ha ragione. Bello. È nuovo? No, è 20 anni che ce l'ho. Conservato bene però, Ma io non lo supo mica. No? No, invece di muovere il ventaglio lo tengo fermo, muovo la testa così. E come è possibile? Prova te. Ma va, si senti l'arietta. Ma non mi fa ridere. Senti l'arietta? Fermo così. Sì, fermo. Muove. No, troppo freddo, io soffro di raffreddore. No. Patisci il clima? Sì. Ma lo volete lasciar perdere quel povero disgraziato? E che colpa è la nostra se lui crede di essere una panchina? Ma adesso è esagerato, via! Ma se ci sediamo su una panchina vera, lui si offende? Su, alzatevi! Oh, che andiamo, palma. Su! Venga nel mio studio, glielo farò vedere di faccia. Chissà che anche lui non la riconosca. Sarebbe una prova decisiva. Ma tu che ti picchi, non fai per me! E io mangio la banchina! Andiamo. Ma ve ne andate, e non mi lasciate libere, se mi occupano, mettetegli un segno! C'è il cappello. Che cappello? Scusami, c'è il suo cartello? Eccolo. Ah, incredibile. Dopo 18 anni... Quando già ero rassegnata a rinunciare alla vita, nel cuore il lutto più stretto, ecco che mi riappare davanti come un fantasma, come un redivivo. Cara signora Linda, sono cose che capitano. La vita a volte ci riserva di queste sorprese. Ma bisogna esserne certi, però. Lei lo ha riconosciuto da lontano, ha sentito la sua voce, ha visto i suoi gesti. E lui... Che cosa ne possiamo sapere di lui? Che cosa accadrà nel cervello di quel povero disgraziato quando la vedrà?
Può succedere tutto, qualunque cosa. Perciò bisogna essere prudenti, prudenti. Dico bene, signor... Dottor Zannini. Scusi, dottor Zannini. Ecco perché ho voluto che l'incontro avvenisse qui nel mio studio. Ma come mai? Perché non arriva? Ma che fa? Eccolo. È lui, eccolo, signore, è lui. Mogliettone mio! Finalmente si ricombolli in nulla! Non si agiti, non si agiti! Ma come si può ancora mettere in dubbio l'identità di quest'uomo che quasi per un miracolo dell'amore riconosce, dopo tanti anni, la donna che gli scelse compagna della sua vita? Non solo, ma riacquista improvvisamente la memoria e la chiama per nome. Linda! Linda! E va bene, avvocato, ma ancora non è venuto il momento della sua arringa. Lei intanto, dottor Zannini, vada, va. Se avremo bisogno di lei, la faremo richiamare. Lei è ancora innamorata dello sconosciuto che, diciamo la verità, è un po' fossile. Vuoi dire che è vecchiotto? Vedi che comincia a capire? Ma io non riesco a capacitarmi come abbia potuto bissare il marino dopo tanti anni. Sì, ci avrà qualche dato nascosto. In che senso? Te lo spiego dopo. Signor Presidente, io chiedo che venga ascoltato il signor Nicola Politi, già ricoverato alla clinica neuropsichiatrica del professor Gioberti e compagno di stanza dell'imputato. Ufficiale giudiziario. Chiamate il peste Politi. Nicola Politi in aula. Ma questo Nicola Politi non ha mai deposto in istruttoria. È stato dimesso dalla clinica da pochi giorni. Ah. Nicola Politi! Dica, giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Alzi la mano destra e dica, lo giuro. Dica, lo giuro. Sì, lo, per me va bene. Dica, lo giuro. Lo giuro. Sì. Signor Nicola Politi, che cosa ci sa dire su questo miracolo dell'amore del quale ci ha parlato con patetici accenti l'avvocato dell'Orso e che ha fatto ricordare allo smemorato improvvisamente il nome di battesimo della signora Ballarini? Risponda. E cosa vuole che risponda? No, non ho capito quello che ha detto. Silenzio! Silenzio! Signor procuratore, vuole formulare la domanda in termini più accessibili al test? Prima di incontrarsi nel giardino della clinica con la signora Ballarini, l'imputato sapeva che ci sarebbe stato il confronto? Sì, signore. Aveva anche visto la fotografia della signora. Dove? Aveva visto la fotografia della signora Ballarini. Su di un giornale che aveva trovato al cesso. Silenzio. Silenzio! Usi termini più consoni all'austerità del luogo in cui si trova. Dica, e l'ha trovato al water closet? No. L'ha proprio trovata al cesso, sa. Sì, contro il muro, sa, dove c'è la canna dell'acqua che va giù nella tazza. Sa bene, lo saprà. Silenzio! O faccio sgombrare l'aula. Per favore, proceda. Ricorda la frase che il suo compagno di stanza disse dopo aver guardato il giornale. Scusi, non ho capito quello. Ricorda la frase che il suo compagno di stanza disse dopo aver guardato il giornale? Sì, mi disse, speriamo che questa signora Linda Ballarini non si accorga che io non sono suo marito. Mi oppongo. Ma a che cosa si oppone, avvocato? Mi correggo, signor Presidente. Io chiedo che la testimonianza del teste Politi non venga messa verbale perché partorita dalla mente malata di un pazzo. Mi oppongo, signor Presidente. Questo certificato del professor Gioberti, che prego Vostra Eccellenza di allegare agli atti, dichiara che il signor Nicola Politi è stato dimesso 2 settimane fa dalla clinica perfettamente guarito.
Ma poteva non essere ancora guarito il giorno che ha mostrato il giornale al mio difeso. Avvocato dell'Orso, lei sa benissimo che un maniaco non lascia l'ospedale se non un mese dopo la riscontrata guarigione. Non sempre, signor Presidente, non sempre. E il teste Politi lasciò la clinica l'indomani del confronto. Quindi, come non lo è ora, non era pazzo nemmeno allora. Cancelliere, metta a verbale. Signor Presidente, posso fare qualche domanda al teste? Sì, ma sia breve. Grazie, brevissimo sarò. Teste? Teste? Testone! Qui! Chi sei tu? Me lo domandi, ma dormivamo insieme in camerata. Ricordati bene, chi sei tu? Tuo cognato! È falso, signor Presidente. Tra i Politi e l'imputato non esiste alcun rapporto di parentela. Signor PM, per cortesia, mi lasci continuare. E perché sei mio cognato? E perché ho sposato tua sorella. Dove hai sposato mia sorella? Ad Austerlitz, mio imperatore! Generale Gioacchino Mura! E voi che ti manda a combattere? Dalle Alpi alla piramidi o dal Manzanarri al Reno? Dove comanda il mio imperatore? Per voi ho perso questo braccio! Ma se ce l'hai! Sì, perché poi l'ho ritrovato! Dragoni del terzo squadrone! Viva l'impero! Viva la Francia! Generale Gioacchino Mura! Carica! 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 Presidente, devo mettere a verbale. Ma che verbale? Fermate! Fermate quel pazzo! La seduta è tolta. Voce sono molto interessante. Interessantissimo. Arrivederci a domani. E speriamo che sia più piccante. Ma devo andare al giornale, che fai? Fammi un ultimo sottaggio. Sì, che sono un leone. Va bene, telefono. Non sotto telefono, te sposo pure. Hai capito? Tutte la mattina al processo puntuale come un detenuto. Dica, lo caccio più via. Oh, che fa? Ma che vuoi? Silenzio! Continui pure, signora Linda Ballarini. Come dicevo, unico ostacolo al nostro matrimonio era la differenza d'età. I miei genitori non volevano, e nemmeno i fratelli di Alberto, ma noi ci amavamo, e quando due si vogliono bene. Alla fine, superati tutti gli ostacoli, il 10 settembre 1941 coronammo il nostro sogno d'amore. Signor Presidente, la mi permetta. Io ho sempre sostenuto, fin dal primo giorno della fase istruttoria di questo processo, che quel losco individuo lì non è l'ingegnere Alberto Ballarini. Ora, siccome si parla di nozze, posso darvene la prova, mostrandovi il vero volto del vero marito della signora attraverso la proiezione di un filmettino. Sì, filmettino. Girato da un cinematore il quale Poerino era presente il giorno delle nozze. E chi è? Per ripeso. Dov'è il filmettino? Lei sì. Chi è? Ah, eccolo qua. Se questa corte acconsente, io ho già predisposto per la proiezione quel cancelliere. Vi oppongo, nastri magnetici e pellicole non costituiscono una prova probante. Anche se non costituiscono una prova probante, tutta una prova probante, costituiscono sempre una prova, una prova, e servono di orientamento alla corte. Allora vediamo queste nozze riprese dal cineamatore. È tutto pronto, eccellenza. Strano che non ci mandano via per continuare a porte chiuse. Ma perché dovrebbero mandarci via? Essa... Trattandosi di due sposini nel film, ci potrebbe scappare qualche cosa di piccante. Ci faranno vedere la prima notte di nozze. E che lo sa? Io ci conto molto. Non ha sentito, lo ha girato, un cineamatore. Ma perché, secondo lei, che cos'è un cineamatore? Un erotico. Allora, Presidente, possiamo andare? Sì, vada pure. Ciao! Ciao.
l'avvocato lo sente, ma qui invece del volto dello sposo vediamo ben altro noi. Cinematore! Silenzio! Ecco, signor Presidente, questa è l'uscita, dovrebbe vedersi bene. Come dovrebbe? Ma lei non l'ha visto prima? No, il cinematore me l'ha dato solo stamattina e l'ho vista. Ecco, sortono, signor Presidente. Ora vedrà il vero volto del vero Ballarini. Accidenti come ero grasso. Ma come non te la ricordi? Exile. Tra il marimbà dell'Antonioni prima maniera. Per me l'influenza è chiaramente metà sovietica e metà fisica. Ammazzo. Quel viso non mi è nuovo. E Budati, non faccia lo spiritoso. Signor Presidente, non sono io che faccio lo spiritoso. È l'avvocato che ha voluto mostrare la mia faccia. Avvocato, la mia faccia non è rotonda, è lunga, anziché no. Silenzio! Silenzio! Ce n'è un altro pezzettino. No, per... La pellicola è finita. Usciere, fate luce. Ma dove l'hai pescato questo avvocato? Non fa così, ma è bravo. Speriamo. Eccellenza, devo mettere a verbale? Cosa vuole mettere a verbale? Le prosperità della ragazza. Scriva piuttosto che la prova non è servita a niente. Io non me la prendo mica con lui. No, signor Presidente, mi scusi, ma non capisco. Ma l'hanno detto che il filmettino non... Comunque non incide. Va bene, avvocato, va bene. L'importante è che non perdiamo altro tempo. Doveva c'è da fare tante sacche di schierate. Silenzio in fondo! Signora, il suo matrimonio lo abbiamo visto. Ci dica ora cosa avvenne dopo, esclusa la luna di miele, naturalmente. 6 mesi dopo sposati, Alberto, mio marito, fu richiamato con il grado di capitano di artiglieria e inviato sul fronte russo. Ricevetti solo 2 lettere e poi più nulla. Fin quando il Ministero della Guerra mi comunicò che il capitano Alberto Ballarini era stato dato come disperso. Ho lottato disperatamente per anni e anni nella convinzione che mio marito fosse vivo. E ora finalmente l'ho ritrovato. Questa donna mente sapendo di mentire. Le fa comodo riavere un marito, chiunque esso sia. Perché io protesto contro queste basse insinuazioni che tendono a influenzare la corte. Il tribunale è immune da ogni forma di influenza, avvocato Dall'Orso. Non si preoccupi. E lei, avvocato Rossetti, non interrompo ogni 5 minuti, tanto non serve a niente. Veniamo al fatto, signore. Come si comportò l'imputato durante il periodo in cui le fu affidato dal professor Gioberti? Quando dopo 18 anni mio marito Alberto rimise piede in casa, sembrò a tutti noi che nulla in lui fosse cambiato. Oh casa, mia dolce casa, ogni stanza un oggetto caro, ogni angolo un ricordo. Allora ricordi anche il nostro maggiordomo? Ma certo, cara, ricordo il maggiordomo, il cameriere, la cuoca, l'autista. Come va, vecchio mio, eh? Lascia che io ti abbracci. Un momento! Ciò che ha dichiarato finora la signora è in netto contrasto con la deposizione che ha reso in istruttoria il maggiordomo di casa Ballarini. Io ho detto la verità. Non so che cosa abbia detto di diverso il maggiordomo. Glielo dico io. Domanda. Riconobbe nello smemorato quando questi arrivò alla villa l'ingegnere Alberto Ballarini?
Risposta. Appena lo vidi entrare mi sembrò il signore ingegnere, ma subito dopo dovetti ricredermi perché... Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Piccina per modo di dire, sono 12 stanze. 12 stanze? Per Bacco, come passa il tempo, eh? Ho lasciato questa casa che era piccina così e adesso la trovo cresciuta. Ecco il nostro maggiordomo. Lui. Ricordi? Come va, mio buon Francesco? Mi chiamo Natale, signore. E allora, buon Natale. Prego. Buona Pasqua. Prego. Questa è Nerina. Sono Bianca, signore. Abbiamo preso la tintarella. Prego. E se non mi sbaglio, questa è Assunta. No, questa è Colomba. Lei non può saperlo perché è stata assunta da poco. O assunta da poco, o assunta da molto. Sembra assunta, eh. Ma poi lei chi è? Cosa vuole? Cosa si impiccia? Me lo dici chi è? È un parente, è una fine, è un consanguineo, è un collaterale, è un ascendente. Ma è possibile che da quando ho riconosciuto mia moglie me lo trovo sempre tra i piedi? Ma dove siamo? Scusami, Alberto. Alberto? Chi è adesso Alberto? Ma sei tu, caro. Già, è vero. Scusami, piccina, ma sei com'è? Dopo tanto tempo, questa amnesia... È comprensibile, ma si vuol qualificare lei chi è? Ma si vuol qualificare lei chi è? Non ne posso più, sa? Oh. Ecco, appunto, stavo scusandomi con te perché con tutta questa confusione mi sono dimenticata di dirti che il dottor Zannini è il nostro amministratore. Lui? Il nostro amministratore? Mio amministratore? Il mio stipendiato? Il mio indipendente? Sì. Lei dipende da me? Sì, ho l'onore di servirla da 10 anni. Eh? Ho l'onore di servirla da 10 anni. Da 10 anni? Sì. Lei mi serve? Sì. Ah, sì? Sì. Ah, sì? Lei mi serve? Eh? Tesoro, Zannini mi ha aiutata a curare i nostri interessi, sai, io ero sola. Sola? Eri sola? Con tutte queste servitù? Ma cosa mi siete messi in testa che io vado a rubare? Ma lo sapete come guadagno i soldi io? Lo sapete cosa faccio io per guadagnare i soldi? Lo sappiamo. Ditemelo, perché io non me lo ricordo. Lei è titolare di una ditta di appalti e costruzioni. Appalti? E costruzioni. Così che io appalto e costruisco. Esatto. E dove costruisco? Dove appalto? Dovunque. Bene. E come vanno i miei affari? Ah, benissimo. La ditta quest'anno ha chiuso il bilancio con 90 milioni di utili. Ha chiuso il bilancio con 90 milioni di utile? E lei, amministratore delle mie scatole, chiude il bilancio con 90 milioni di utile? Ma con 90 milioni di utile il bilancio si lascia aperto, ha capito? Si lascia che fluttui, fluttuante. Oh, guarda un po'. Tesoro, Zannini ha chiuso il bilancio. Ha fatto malissimo. E io lo apro, sono il padrone, apro il bilancio. E se incontro qualcuno con i bilanci per la strada, li apro. Me ne prego! Adesso... Stia zitto! Dica! Le spiego. Prima licenzi la servitù. Ah, sì? Sì. Ah, sì, lei mi dà degli ordini. Lei mi viene a dire licenzi la servitù. Lei se ne viene, tomo, cacchio, a dirmi che io devo licenziare. Ma io licenzio lei, sa! Adesso che sono arrivati, dopo 18 anni si vuole fare l'economia. Ma bisogna allargare, bisogna spendere. Io mi devo godere il tempo perduto. Capito? Buon Natale. Grazie, signore. Prego. Ma caro, Zannini intendeva allontanare la servitù. Ah, sì? E allora se è così, si allontanino pure, ma che restino nei paraggi. Andate, il dottore rimane a pranzo. Dottore, chi ha chiamato il dottore? Io sto bene. Sono io il dottore ingegnere. Ma lei è il dottore o ingegnere? Ma io sono dottore, laureato in scienze economiche. Ma scusi, lei è amministratore. Appunto. E allora che non capisco. Chi è? Abbiamo visite. Fate entrare. Subito, signora. Sono arrivati prima del previsto. E chi sono? Devono essere i tuoi cari fratelli. Bambola, non sono figlio unico. No, purtroppo lei ha 2 fratelli. Già, è vero. Che stupido. Pietro e Paolo. Ma no. Castro e Polluccio. Nemmeno Giorgio e Francesco. È vero, Giorgio e Francesco. Francescone, mio bello, come stai? No, guardi che lei si sbaglia, sa. Già. Stai abbracciando il nostro avvocato. Perché i tuoi fratelli siamo noi. Già, siete voi. Ma che siamo qui imbalati? Prego, accomodatevi. Entriamo qui. Occupate. Alberto, prego, da questa parte. Da questa parte, prego. Alberto, prego, da questa parte. Prego, accomodatevi. Grazie. Stiamo meglio in piedi. Ma come? Fratelli, facciamo complimenti? Ancora non siamo certi di essere fratelli. Però il mento mi sembra quello di Alberto. Eh sì, volitivo, energico, spostato leggermente a sinistra. No. Come no? Eh no, perché Alberto... Come no?
Alberto lo aveva spostato a destra. Ti sbagli, Francesco, guarda, io ce l'ho davanti agli occhi. Ti assicuro, lo aveva spostato... Mettetevi d'accordo, a destra o a sinistra? Ah, io sono sicurissimo, l'aveva spostato a destra. Prima dell'apertura, però. Ma adesso, siccome il mondo va a sinistra, il mio mento si è adeguato. Sì, sono sicuro. È vero. È lui. Sono io, caro fratello. Eppure no, te. No, no, che? E che c'ho la scabia addosso. È il naso. Il naso? Ma il naso. C'ha pure il naso. C'ho pure il naso. Sì. Oddio mio. Ma ce l'ho avuto sempre il naso. Ma non è il suo. No, è il suo. Come non è il suo? Ce l'ho avuto alla nascita. Sì. Io sono il padrone di questo naso. Appunto. Carità. Alberto ne aveva un altro. Sì, Alberto, sì. Due nasi? No. Avevo due nasi. Un occhio. Due nasi? Sì, sì. No. Due nasi e un occhio. Che aveva Alberto? Aveva un occhio diverso dal suo. E non è questo qui, qual è? No. L'occhio bollino. Per carità, anche e sorrida un po'. Sì. Il sorriso, ma ti ricordi quando sorrideva Alberto? Questa è un ghigno. Che cos'è? Un ghigno. No, non offendiamo, cioè. Non permetto che mi si dica ghigno, ha capito? Tutto permetto, ma no, ghigno no. Scusi, non mi si dica ghigno perché vado in bestia. Ti fermo un momento. Oh, porca miseria. Guardi un po' adesso. Ghigno a me, alla mia età. Così. Fermo. Perché mi bagno le labbra. Fermo. Sorrida. Sei copia un ingrandimento. No. Basta! Questa vostra commedia è inutile. Ho ritrovato mio marito e nessuno me lo toglierà mai. Ma se ci tieni tanto a tenerselo come marito, non saremo certamente noi. Comunque, non è nostro fratello. Ma come? Questa donna vi ha fatto risuscitare e voi vorreste uccidermi per la seconda volta? È con me che ce l'hanno. I tuoi fratelli mi hanno odiata sin dal giorno che mi hai sposato. Non è nostro fratello. Caini! Caini! Ma come non sentite la voce del sangue che vi chiama? Giorgio! Francesco! Siamo fratelli, figli di una madre e di un padre! Siamo consanguinei! Sangue! Ma che sangue! Io! A proposito di sangue, la ferita! Già, la ferita! L'ultima volta che Alberto ci scrisse da fronte ci diceva che aveva ricevuto una brutta ferita sul don. Ce l'ho la brutta ferita! E dove? Sul don! E ce la mostri allora? Ce la mostri! Allora, dove qui, in pubblico, poi c'è una signora, in un posto molto delicato, sa. Molto delicato? Delicatissimo. Va bene, qui c'è un paravento, ecco. Ottima idea, andiamo dietro al paravento. Già, No, lei per due motivi non può venire. Prima perché mi è antipatico, secondo non è un consanguineo. Consanguineo? A noi. Andiamo. E allora, faccia presto. Un momento, non sono mica fiaschi. E dove sta? Eccola qua. Dove? Questa. Non vedo niente. Come non vedo niente? Dov'è? E questa cos'è? Quella sarebbe la ferita. E già. Ma andiamo. Ma smetta di prenderci in giro. Ma quale ferita? Quella è un'operazione di appendicite. Ah già? Perché secondo voi i cosacchi del Don quando feriscono vanno l'appendicite. I cosacchi maneggiano l'arma bianca come se maneggiassero i bisturi. A un mio amico, un cosacco del Don, con un colpo di baionetta gli portò via le tonsille. Ma chiacchiere, chiacchiere. Ci rivedremo in tribunale. Sì, vediamoci dove vuole. In tribunale, in questura, in pretura, in corte d'assise, al bar. Comunque, sì. Capito? E voi due mettetevelo bene in testa che io sono il vostro fratello maggiore. Oh. Io sono l'ingegnere Alberto Ballerino. Non è vero. Yeah. Non è vero, non è vero, tu non sei mio padre, 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 tu non sei mio padre. Perché, signora Polacic, suo figlio inveì contro l'imputato invece di abbracciarlo, come farebbe ogni figlio che ritrova suo padre? Cosa il vuol, signor Presidente? E il mio Carlino gli era così contento di aver ritrovato il suo papà? Che quello che ha sentito gridare, mi son l'ingegner Ballerini invece di dire che gli era Antonio Polacic, e che ha provato una grande delusione, e che ha reagito in quella maniera. Lei ha una fotografia di suo marito? Sì, signor Presidente. Ecco. Ecco, è l'unica che ho. E qui non si vede niente, il viso di suo marito è cancellato. Se è stato mio figlio, Carletto. Col se è diventato un poco più grande, che ho dovuto dirgli che suo padre ne aveva abbandonato. Oh, signor Presidente, se scioppai lacrime, il gacciolto la fotografia e con la matita che gli era drio a disegnare dei pupazzetti, il gas cancellato con tanta di quella rabbia all'uso di suo padre. Vabbè, si accomodi, siete, siete. Mi dica, signora Polacic, perché suo marito l'ha abbandonata? Co siamo scampati de Pola, mia e mio marito, e ne ha messo in un campo de profughi. Là Antonio il ga conosciuto una donna, una slava come lui. Il ga perdu la testa, ecco. E così un bel giorno, pochi mesi prima che nascessi mio figlio, el è tornato in Jugoslavia con quella. Da quella volta non ho avuto più notizie di lui. Lei riconosce nell'imputato Antonio Polacic? Sì.
Silenzio! Permette, signor Presidente? Dica, avvocato. Dato e non concesso che il mio cliente sia il profugo da Pola Antonio Polacic, come mai uno slavo parla con accento così spiccatamente partenopeo? Se permetti, Presidente, che lo spiego mi. È il papà di Antonio, egli era ufficiale alle poste, e quando che Pola ilaga passà dall'Italia, ilaga trasferito ad Afragola, un paesino vicino di Napoli. E cos'è là che è nato Antonio, come che può vedere da questo certificato. È proprio come dice la signora, avvocato, se vuole controllare. No, no, non occorre, grazie. Soltanto vorrebbe chiedere alla signora Polacic perché ha aspettato a riconoscere nello smemorato suo marito soltanto dopo che fu affidato alla signora Ballarini e non quando i giornali pubblicarono la sua fotografia? Non volevo più savergene di lui. Ma dopo che dovesto cedere alle insistenze di mio figlio, e voleva anche lui un papà, come tutti i suoi compagni di scuola. E poi, lo avrei fatto ugualmente quando che lo è stato come Giuseppe Lo Bianco. Una donna può anche odiare il marito che lo ha abbandonato, ma non fino al punto di mandare in galera il padre del suo figlio. Questa Polacic è proprio una brava donna, una lavoratura. Ma venga di ammettere, un bravo ammazzato di marito come quello gli avrebbe fatto l'allergasto. Ma che ti succede? Stai a parlare proprio come una donna vera. E che soffitta, non lo so. No, 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 mi stai bene così. Silenzio! Silenzio! L'imputato riconosce in questa donna sua moglie? Non so, avevo già riconosciuto un'altra. Comunque, dopo le invettive di quel caro bambino, e non c'è ironia quando dico caro perché mi c'era un pochettino affezionato. Sì, sì, sono andato a trovarli spesso. E cosa vuole, signor Presidente? Nella mia confusione mentale è facile che sorgono dei dubbi, ecco. Che devo dire? Lei mi deve capire, una vera e propria rispondenza. Non l'ho sentita, ecco. Sì, è una brava donna, per carità, una brava massaia, cucina bene, cuce, lava e stila, ma, Presidente, sa, mi capisca. Il piccolo però l'ha riconosciuto. Di quando in qua sono i figli che riconoscono i padri. Da che mondo a mondo sono i padri che riconoscono i figli. Imputato, si limiti a rispondere solo alle cose inerenti. Signora Polacci, ce l'hai può andare. Ma signori, una sola, l'identità di questo povero smemorato. Ha finto sempre di esserlo per sfuggire alla punizione che lo attende. Io non so le ragioni che hanno spinto queste due donne a reclamarlo quale marito, ma io sono certo che l'imputato è Giuseppe Lo Bianco e chiedo pertanto che venga ascoltata la deposizione del suo complice che l'ha denunziato, Fernando Meniconi. Ufficiale giudiziario, chiami il teste Meniconi. Chiami il teste Meniconi. Signor Meniconi in aula! Signor Meniconi in aula! Scusasse, ragioniere, che lei sappia, questo Meniconi non è parente del farmacista di Calascibetta? Non so chi sia, Meniconi. Non so chi sia, non lo conosco. Ma come, Ciccio Meniconi, quello che la moglie se ne scappò col tombone della banda? Ma cosa vuole che mi importi di questo Ciccio Meniconi? Adesso lo chiamano Ciccio il Pecoro, Ugonnodo. Vada via, mi lasci in pace. Giuratevi tutta la verità, nient'altra verità, soltanto la verità, te lo giuro, giuro. Mettetevi seduto, grazie. Beh, qui prima c'era anch'io, meno male, hanno levato. Silenzio! Venga ai fatti. Beh, insomma, prima che si mettesse con me, Peppe Lo Bianco, sì, ne aveva fatti pochi rimpicci. Sgobbi, furta americana, e truffa napoletana. Insomma, è questione che lui ci ha avuto sempre, insomma, fortuna, va? Io invece ho fatto due lavoretti subito dopo la guerra e mi hanno abbotteccato, poi siccome c'avevo qualche carico che mi vendeva, sono uscito l'altro anno, eccomi qua. Il suo curriculum lo conosciamo. Ci parli del Lo Bianco? E vabbè, quando noi facemmo questa società, io e Peppe Lo Bianco, subito dopo la guerra, quando non c'erano più automobili, la gente pedalava nel 1947. L'idea fu di Peppe, l'idea è buona, l'idea buona era. Insomma, lui è stato quello che ha inventato il posteggio abusivo, vabbè. Che faceva? Faceva, piava una rastrelliera e si metteva davanti a una fabbrica. Quando arrivavano l'operaio con la bicicletta, lui piava le biciclette, metteva una rastrelliera e gli consegnava proprio lo scontrino giusto, in consegna ai maghi, capito? Lo scontrino giusto, regolare. Non vede dove sia il reato. Allora io che c'è sta a fare?
Non per niente a me mi chiamano Er Napoleone dalla bicicletta. Quando Beppo aveva fatto il carico, proprio piena la rastrelliera al completo, mi faceva tu fischia la pecorara, allora io arrivavo col camion. Ecco. E poi? E poi, Peppe dalla parte, io dall'altra, piavamo tutta la rastrelliera con le biciclette, la carichiamo sul camion e via! E così di quartiere in quartiere, di città in città, insomma, abbiamo fatto il giro d'Italia con le biciclette. L'imputato ammette di aver fatto in combutta con il Meniconi questo giro d'Italia con le biciclette. Signor sì, lo ammetto. Io presi la maglia rosa e lui il pigiama a righe. Il mio socio però ha dimenticato della rapina al benzinare sulla fettuccia di Terracina. Guarda, che rapina al benzinare? Che? Ma come non ti ricordi? Gli facemmo il pieno di benzina. Sua macchina, mettemmo la benzina nella macchina. No, signor Presidente, al benzinaro. Sì, lui lo teneva e io in bocca gli pompavo la super. Ma che dice? Sei matto, ma che dice? Non è vero, signor Presidente, questo non è vero. Io non ammazzo nessuno, io sono ladronetto. Silenzio, ho detto. Continui. Signor Presidente, non gli dia retta. Fa così per modestia. Dimmi un po', e ti ricordi del colpo della statuetta di Giada nella villa della baronessa? Ma che baronessa? Ma che stai bruciando? È una bugia! Silenzio! Lo lasci parlare. Ah, ci parli di questo colpo con la statuetta. Signor sì, di notte andammo a rubare appunto in questa villa. E per sua disgrazia la baronessa era ancora sveglia e si beccò una tale statuettata sulla capoccia che il povero barone rimase ipso fatto vedovo, eh? Non punito! Ma ne stai a dire? Ma chi te conosce? Ma chi ti ha visto mai? Ah, non mi conosci, non ho mai visto mai. Ah, signor Presidente, guarda, tutto quello che ho detto non è vero niente. Io non lo conosco, non ho visto mai. Lo so, sì, adesso mi potete imputare anche da falsa testimonianza, cancelliere, scriva. Sono tre mesi o tre anni, sono tanto via. Basta! Io sono sempre stato un altro mezzo. Non ho mai ammazzato nessuno. Signor Presidente, ha sentito? Quella specie di gentiluomo voleva ricattarmi. Io non so chi sia, non lo conosco, non l'ho mai visto. Mi ricordo solamente che un giorno venne a trovarmi e voleva da me 200.000 lire, per non dire chi ero. Io lo cacciai a petate e lui per vendicarsi mi ha denunciato. Ecco perché mi trovo qui. Avrei anche potuto dargliele le 200.000 lire perché i mezzi non mi mancavano, ma non gliele ho voluto dare. E sa perché non gliele ho voluto dare? Perché non sono lo bianco. Naturalmente è più comodo essere l'ingegner Ballarini. No, è scomodo, anzi è scomodissimo. E le dirò di più, che non sono nemmeno l'ingegner Alberto Ballarini. Ma insomma, lei chi è? Ma... Silenzio! Silenzio, faccio sgombrare l'aula. Imputato, venga al banco dei testimoni. Subito, signor Presidente. Senta, ma come mai, dopo aver sempre sostenuto sin dal primo incontro con la signora Ballarini di essere l'ingegnere Alberto, adesso improvvisamente dice che non lo è? Ma, oh! Mi spiego, signor Presidente. La casa che mia moglie chiamava il nostro nido d'amore, durante la mia permanenza, il nido lo trovai, ma di amore nemmeno l'ombra. Ora dico io, una moglie che ritrova il marito dopo 18 anni, anche se questi è un pochettino stagionatello come il sottoscritto qui presente, comunque dico, anela, no? E infatti io anelavo. Signor Presidente, mi creda, su quello che ho di più caro, anelavo. Invece mia moglie ogni notte mi dava un bacino sulla fronte, mi lasciava dormire nello studio e lei, toma toma, cacchia cacchia, si ritirava nei suoi appartamenti. Dopo 15 giorni io decisi di rompere l'indugio e come infatti, signor Presidente, mi creda, lo ruppi. Thank you.
C'ho il cuore in gola. San Gemini, patrono dei maschi, sorreggimi. Sorreggimi tu. Oddio, non oso. Oso. Chi è? Sono io, Alberto, il tuo coniuge affettuoso. Fai con comodo, sbrigati. Che cosa c'è, Alberto? Ti senti male? Non ho tutt'altro, anzi, oserei dire mi sento benissimo, mi sento in forma. Ma allora che cosa vuoi? Come? Non si capisce a priori cosa voglio? Bambola, cosa può volere un coniglio maschile dopo 18 anni di lontananza dalla sua coniglia femminile? Te lo dico io, un po' di vicinanza e schiusa. Alberto, ti prego, Alberto, vai a riposare. Ma io non sono stanco neanche per niente, tutt'altro. No, Alberto, no. Tu hai sofferto, hai fatto la guerra. Hai bisogno ancora di un vero riposo. Sì, il riposo del guerriero. Vieni qua, tesoro, oh. Vieni qua, tesoro. Cerca di ragionare. Sì. Tu hai subito un trauma. Sì. Ti devi rimettere. Non sei ancora pronto, preparato. Preparato? Ma perché devo subire un esame, forse? Devo pagare una patente, forse? Tu fammi delle domande sull'argomento ed io ti risponderò ad hoc. Ma non sei ancora completamente guarito, soffri ancora d'amnesia. Che cosa vuol dire? Ancora smemorato si ricorda quello che deve fare, no? E poi, è questione di istinto, tesoro! Basta, ti prego! Non vorrei che qualcuno ti trovasse qui dentro, Alberto. Qualcuno mi trovasse qui dentro? Questa è un'eresia che tu stai dicendo, abbi pazienza. Ma come, in camera tua c'è qualcuno che passa? E poi, anche se venisse qualcuno, scusami, che c'è di strano? In fondo, sono tuo marito! Bussano. Il telefono? Pronto? Sì? Casa Ballarini? Come? A quest'ora? Ma no, dico, scusi, sa. Chi è? È un tale, cerca Zanini. Dice che è urgente. Ma chi ce lo porta, Zanini? Qui, di notte. È quello che dico anch'io. Ma scusi, è un assurdo, abbia pazienza. Ma cosa vuole che a quest'ora sia qui Zannini? Ma... Ah, sì? Sì? Sì, 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 sì. Beh, e mo ce lo dico. Zannini, è per lei? Uffa! Lo so. Pronto? Come? Lei è un cretino, è licenziato. Grazie. Prego. Ecco. No, sei stanco, soffri ancora di amnesia. Qui può vederti qualcuno. Questo qualcuno era lui, l'amministratore, che tomo tomo, cacchio cacchio, si schiaffa sotto il letto. È vero che ci amministra, amminestra, ma lei si sta pappando tutto il minestrone, amico mio. E il minestrone è mio. Adesso... Cosa dovrei fare? Dovrei sparare. Ma che sparare, sparare, non dica sciocchezze. Per difendere il mio onore. L'ho colto in flagrante sotto il letto di mia moglie. Lei sa benissimo che non è sua moglie. No. No. Non è mia moglie. Non è mia moglie. Ma se mi ha riconosciuto? No. Ho approfittato della rassomiglianza con mio marito e della provvidenziale perdita della sua memoria. E perché? Perché approfittare della mia disgrazia? Ecco, le spiego. I fratelli del marito della signora, dopo i termini di legge, hanno avanzato richiesta di morte presunta per beneficiare dei legittimi 2/3 dei beni dell'ingegnere. Io avevo tirato le cose alle lunghe, approfittando che la situazione dei dispersi in Russia non era mai stata chiara. Ma adesso i miei cognati stavano per ottenere sì, insomma, sentenza. Si era prospettata questa buona occasione che tagliava la testa al toro. E già, in questo caso... Il toro sarei io. Ma no, lei non è il vero marito. Sì, ma per gli occhi del mondo io sono l'ingegnere Alberto Ballarini. E se accettassi questo triangolo, caro lei, sarei Alberto, ingegnere, Ballarini e cornuto. Cerchi di capire. Io e Sandro ci amavamo prima che entrasse in scena lei. Sì, eh? E allora vuol dire che io esco dalla porta. Ma no, un momento, non mi tocchi. Zanini, non mi tocchi, per piacere. Lei mi è antipatico. Mi è stato sempre antipatico, fin dal primo momento che l'ho vista. È stato un colpo di fulmine. Come si dice? Il colpo di fulmine dell'antipatia.
Ha capito? E adesso, oltre ad essermi antipatico cordialmente, mi fa anche un tantinello schifo. Ecco, senta, come si chiama? Lei mi ascolti, accetti la situazione. Lei ha tutto da guadagnare, un nome, una posizione, un conto in banca e una casa. Sì, eh? E la moglie? Io non sono sua moglie. E allora neanche il nome, il conto in banco, la casa, eccetera, mi appartengono. Beh, senta. Vuole un consiglio, non dia un calcio alla fortuna. Stia al nostro gioco. Oh, sì? Io starei al vostro gioco. Accetterei di recitare la mia parte. E recitando la parte dell'ingegnere Alberto Ballerini, sarei anche geloso di mia moglie. È il gioco delle parti, Zannini. Se io accetto il ruolo, lo devo recitare fino in fondo. O marito a tutti gli effetti, o niente. Ci pensi. No, ci pensino loro. E mi diano una risposta. La risposta non me l'hanno ancora data e non so se me la daranno adesso. Ma quest'uomo è un pazzo! Prego, smemorato, amnesia del passato remoto, perché il passato prossimo, quello me lo ricordo bene, e come? È soltanto un pazzo, un povero pazzo! Scusa, signor Presidente, ma io non posso continuare a difendere un uomo che non sa quello che dice! Silenzio! 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 Silenzio anche lei! Ecco, ha visto? Ma schifo! Lei dice di non essere Giuseppe Lo Bianco. Sa di non essere Alberto Ballerini. Non ricorda di essere Antonio Polacic. Ma insomma, lei chi è? Chi sono io? Signor Presidente, l'ho già detto, non lo so. Siete voi che dovete darmi un nome. Ballerino, Lo Bianco, Polacic, per me va bene qualsiasi nome. Sono nato ieri, sono un bambino. A forza colpo un bambino se gli mettono nome Prosdocimo, Temistocle o Senofonte? No, la colpa è dei genitori. E in questo caso, signori del tribunale, voi siete i miei genitori. Sì. Sarei potuto restare Ballerini. Ricattate becco? No, non è dignitoso. Ho scelto la libertà. Potrei andarmene allegramente in galera come Lo Bianco. Tanto, che c'ho da perdere io? Niente. Oppure riconoscere di essere Polacic. Tanto più che quella brava donna non avrebbe nessuno scopo materiale a dire che io sono suo marito. Ma io, signor Presidente, non ricordo chi sono. Questo è il vero punto della questione. Chi sono? Non lo so. Ditemelo voi. Se pensate che oggi sia proprio necessario avere un nome e cognome, io mi affido al vostro giudizio. Fido! Fido! Lo ha chiamato Fido. Allora ha riconosciuto questo cane. Casomai il cane che ha riconosciuto me. E poi io l'ho chiamato Fido perché quasi tutti i cani si chiamano Fido. Signor Presidente! E si comunica in questo momento che il vero Giuseppe Lo Bianco è stato arrestato a Montalto di Castro mentre tentava di trafugare un gregge di pecore. E si trova attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia. Chiedo pertanto la sospensione del processo e l'immediata scarcerazione dell'imputato. Fido, hai sentito? Fido, hai sentito? Hai sentito? Grazie, superiore. Prego. Fido! Lo sapevo che saresti venuto. Cagnone mio bello, caro. Grazie, superiore. Ma io bello, prego. Fido, andiamo, su. E la valigia non la prende? Eh? Ah, la non è mia, ridatela alla signora Ballerini. Buongiorno.
Grazie di essere venuta, ma potevi risparmiarti questa fatica. Sarei venuta a casa a cercarti da quel buon marito che da oggi in poi voglio essere. Lei non è mio marito. Lo so, ma lo volevo sentire dalla tua bocca, pardon, dalla sua bocca. Ma perché no? L'avvocato dei fratelli ballerini mi ha dato un po' di soldi perché recitassi questa parte. E mi son solo e go questo fio di far diventare grande. E ho tanto bisogno. Capisco. E poi non pensavo di farghe del male, anzi, credevo di farghe soltanto del ben, visto che evitavo una condanna. Peccato. Ma è il GA un posto dove andare adesso? La GA? Sì, se ha un posto dove andare. Oh, non si preoccupi. Andrò dove mi porterà Fido. Forse lui sa veramente chi sono io. Chissà che non mi porti dove ho vissuto, dove sono nato. Addio. Addio. Andiamo, Fido. Sono nelle due zampe. Proverbiale, i tuoi modi sono urbani, o popolo di vincere!